Ok, caricatelo sul carrello. È tutto qui? Sì, è tutto. Secondo te, quando potremo ricevere la nuova ordinazione? Probabilmente fra 3 o 4 settimane. Il vostro è veramente un servizio schifoso. Qui ci vorrebbe una nave alla settimana. Buongiorno, Campbell, Peter. Jan. Salve, dottor Landers. Salve. Mi vuol ritirare questi, per favore? Oh, sempre liberi, dottore. Qui si scoppia di salute. E un povero dottore deve fare qualcosa. Senta, dottore, io e lei dovremmo giocare a scacchi. Nemmeno io ho molto da fare, ad eccezione di quando Andy McCracken alza un po' troppo il gomito e minaccia di distruggere il bar. Perché non cerca di fraternizzare col dottor Phillips? Un individuo strano. Perché strano? Phillips è uno dei migliori ricercatori del mondo. Sono tutti dei misantropi. Comunque a noi non dispiacerebbe fare amicizia con lui. Ma quei cervelloni ci snobbano perché paghiamo poche tasse. Non è così, sergente? Tu parli per fatto personale, Jan. Sapete una cosa? C'è puzza di nebbia. Non lo avremo una serata meravigliosa. Se lei non fosse uno straniero se la sentirebbe nelle ossa. Straniero io? Ma se sono qui da 10 anni. Però non è nato in quest'isola. Le colture di cellule sono a posto. Credo si possa cominciare. E i centri di Londra, New York e Tokyo? Vuole cominciare senza il loro parere? Ho spedito loro dei rapporti completi stamattina. Anche loro cominceranno presto. Ha controllato l'applicatore di vapore? L'abbiamo corretto. Il problema istocinetico è stato risolto. Non prevediamo difficoltà. Bene. Adesso che abbiamo ricevuto l'equipaggiamento di infusione, non ci sarà niente e nessuno che potrà fermarmi nell'erché. Da troppo tempo ho atteso questo momento. Se il successo ci arriverà, potremo annunciare al mondo di avere debellato il cancro.
Signora Bello, si accomodi. Ah, grazie. Si metta pure vicino al fuoco. Come mai in giro in una notte come questa? Mi dispiace importunarla, Harris, ma sono preoccupata per Ian. Non è ancora rientrato a casa. Prego, si accomodi. Intanto le preparo un po' di tè. Ah, la prego, non si disturbi. Cerchi di calmarsi e mi racconti tutto dal principio. Ian non è ancora rientrato e questo non è normale. Lui non ha mai ritardato. Ho paura che gli sia successo qualcosa. Oh, ma che cosa le viene in mente? Ha provato al bar? Lei esclude un incidente. Ma certo che lo escludo. Cosa vuole possa accadergli? Vado a dare un'occhiata sulla strada che porta alla villa del dottor Phillips. Ora se ne vada a casa e se ne stia tranquilla. Ah, farò come dice lei, sergente. Sono veramente spiacente di darle tanto disturbo. Ah, nessun disturbo. Noi siamo agli ordini dei cittadini. Ah, grazie di cuore. Grazie al cielo, dottore. Che cosa succede? Vede, io... Avanti, entri. Si accomodi sul divano. Cosa è successo? Lei lo sa. Lei lo sa, dottore. Lei lo sa che non sono un po' impressionabile. Certo, la lo so. Vuoi bere qualcosa? No, dottore, no. Ho appena visto una cosa orribile. E anche se non ne sono proprio sicuro, però credo potrei giurarci. Era sicuramente Ian Bellows. Ma cosa vuoi dire? Che cosa gli è accaduto? Proprio non lo so. Vede, il suo corpo è tutto... tutto molle. Dove l'hai trovato? Nei pressi della penisola. Lungo il sentiero per Parson Cove. Ci sono testimoni? No. Ero completamente solo. Andiamo. Bisogna andare lassù. Mio caro Harris, come fate a identificarlo? I vestiti sono di Ian Bellows. Certo. Cosa può essere stato? Questo non lo so. Proprio non lo so. Guarda, Harris. Niente ossa. Visto? Devo esaminare bene il cadavere. Dobbiamo portarlo subito al villaggio. Vado a procurarmi qualcosa per il trasporto. Ti aspetterò qui. Cerca di fare presto. Non c'è alcun dubbio, proprio Ian. Ho riconosciuto la cicatrice dell'operazione di appendicite. Oh, mio Dio. E ora come glielo dico a Mrs. Bellow? Ti accompagno, avrà bisogno di un sedativo e speriamo sia sufficiente. E per oggi è tutto qui, signori. Io spero che quanto vi ho spiegato vi sia comprensibile. Quantunque, a giudicare dalle vostre ultime tesi, non mi sembrate idonei nemmeno al pronto soccorso.
Buongiorno. Mi scusi, dottor Sanley. Sì? C'è qui il dottor Landers. Oh, sì, ho ricevuto il suo telegramma stamane. Come sta? Ah, prego, si accomodi. Grazie. Io lavoro nell'isola Petri, dottore. Ah, e dove diavolo sta? Al largo della costa irlandese. Ah, sì, e cosa posso fare per lei? Dottore, è a conoscenza di un morbo capace di dissolvere le ossa del corpo umano? No, di sicuro. Perché me lo chiede? Nell'isola abbiamo rinvenuto un cadavere completamente privo di ossa. Di ossa? Ne è certo? Assolutamente. Ma è una cosa incredibile. È sicuro che non c'è stato mai niente di simile? No, nessun caso del genere. Speravo lei potesse aiutarmi. Lei asserisce che non c'era nessuna traccia di ossa. Devo confessarle che stento a crederlo. Ma è accaduto, ho eseguito un'accurata autopsia. Lei conosce David West? Certo, naturalmente. Per me è la più grande autorità di osteologia del paese. Per prima cosa consulteremo tutta la casistica medica di questi ultimi anni e se non troveremo niente consulteremo lei. Potrà aiutarci? Nessuno meglio di lui. Accappatoio è introvabile. Dica, non crede che l'anatomia femminile sia sconvolgente, dottore? Solo quando sono in ospedale. Come va il vestito? Beh, la macchia è sparita. Però penso ci vorrà del tempo prima che asciughi. Funziona alla perfezione, non è vero? Temo che il merito non sia del tutto mio. È un eccellente cognac, David. Detto da un'esperta, lo ritengo un complimento. Oh, non crederà mica a quello che scrivono i giornali su di me. Sono solo esagerazioni. Tutta la vita che lei conduce è un po' esagerata. Ora è lei che esagera. Non penserà che mi sia rotto una gamba per amor suo? No, ma penso che per questo ha distrutto una fiammante Maserati. Dovrebbe esserne lusingato. Non tutte le donne distruggono una Maserati per un uomo. Comunque, penso ne sia valsa la pena, non crede? Potrei non essere veloce come la sua Maserati. E pensare che credevo lei avesse una marcia in più. Diciamo che ce l'ho. Davvero? Posso dimostrarglielo? Meglio non indugiare. Potrebbe rimanere senza benzina all'ultimo giro. Cos'è, una fermata o siamo già a destinazione? Solo uno scocciatore. Nel frattempo mettiti la mia vestaglia, è nel bagno. Brian, che diavolo ci fai quest'ora? Buonasera, David. Spero di non aver interrotto qualcosa. Posso presentarti il dottor Reginald Landers? Salve. Dietro. Il dottore ti sottoporrà un quesito molto interessante. Ecco, vedi, affrontavo un quesito estremamente interessante qui stanotte. Capisci? Buonasera. Buonasera. Un quesito veramente interessante. Signorina Merrill, posso presentarle il dottor Sanley e il dottor Landers? Onorato. Molto lieta. Vogliate scusare il mio abbigliamento, ma sembra che il dottor West sia più abile alle prese col bisturi che con le bottiglie. Reginald svolge la sua attività in un'isola al largo delle coste irlandesi. Hanno trovato un cadavere completamente privo di ossa. Senza ossa, ma guarda, se ne trovano in quantità cadaveri... Non è uno scherzo, dottore. Parte. Mi scusi, dottore, lungi da me mettere in dubbio le sue qualità professionali, ma è difficile da accettare. Posso farle vedere il cadavere? Ha eseguito l'autopsia. E niente ossa? Niente ossa. E niente segni esterni, contusioni, lacerazioni? Nessuna traccia. Ecco perché siamo venuti a trovarti, tu sei un giovane genio. Beh, mi dispiace deludervi, ma non ho mai sentito niente del genere. Com'era la sua scheda sanitaria? Nell'isola non si usa la scheda sanitaria, scoppiano tutti di salute. Un interessante problema, eh? Veramente. Voglio vedere quel cadavere. Ti confesso che anch'io sto morendo dalla curiosità. Vogliamo andare? Andiamo. Benissimo. Quando scoprirai di che si tratta, lo chiameremo Morbo di West. Mi sbalordisce la tua generosità, collega. Ho dato il mio nome a tanti di quei morbi che questo te lo cedo volentieri. Quando possiamo partire, Landers? Questa notte. Però dovremmo procurarci un aereo. Potresti usare l'aereo di mio padre. È solo una pista di fortuna. E un elicottero? Lei è molto gentile, Tony. Sì, ma ha una condizione. Dove puoi immaginarlo? Verrò anch'io. Assolutamente impossibile. Non sappiamo di che morbo si tratta. David ha ragione. Si tratta di un morbo sconosciuto e non possiamo prevederne gli effetti. Non mi conoscete, sono testarda. Il tempo stringe, signori. Ha ragione, è tardi. Sì, d'accordo. Va bene. Accettiamo sia l'offerta che la condizione. Allora, se volete scusarmi, vado a telefonare mio padre. Fermiamoci prima al mio laboratorio a prendere l'attrezzatura. Bene.
Non potrò aspettarvi, a suo padre occorre l'elicottero domattina. Siamo tutti d'accordo, non è vero? Non abbiamo altra scelta. Verrò a riprendervi appena possibile, al massimo fra un paio di giorni. D'accordo. In questo modo saremo abbandonati nell'isola per qualche giorno. Questo significa che non avremo contatto con la terraferma. Non possiamo riportare con noi la lancia di emergenza. Credo che ormai sia tardi per fare altri progetti, no? Accontentiamoci così. Mi spiace, non sapevo che a mio padre occorresse l'elicottero domani. Ma cosa diavolo faceva Napoleone a Sant'Elena per occupare il suo tempo libero? Inventa un solitario. Beh, io ho in mente un gioco più bello. Si può giocare in tre? Prospettiva affascinante, un solitario. Salve, John. Che mi dici di Mrs. Bellows? Quelle pillole hanno fatto un ottimo lavoro. Bene. Signori, questo è il sergente Harris. Questo è il dottor Sunlight, Miss Merrill e il dottor... Salve. Molto lieto. Altrettanto. Qualcuno ha saputo di quello che è successo a Ian? No. E ti sei messo in contatto col dottor Phillips? No, non è stato possibile. Phillips? Il dottor Lawrence Phillips. Ah, il dottor Phillips. Ma che ci fa in questo buco? È qui che deve aver messo su il suo laboratorio. Potrebbe esserci d'aiuto. Se fossi lei non ci conterei. Vive come un recluso. Non ne ho mai sentito parlare. Che cosa fa? Sta cercando di debellare i tumori. Scusate, ma è ora di dare un'occhiata a quel corpo. Non è certo bello a vedersi. Prima praticherò un'incisione qui. D'accordo? D'accordo. Qui c'è qualcosa di interessante. C'è una serie di piccolissime punture su questa striscia di pelle. Che strano. Consiglierei di asportare altre sezioni del corpo. Provi a colorarlo con l'azzin. Bene. La reazione è positiva. Tutto il corpo ne è pieno. Non ho mai visto punture simili in tutta la mia carriera. Forse attraverso di esse qualcosa è penetrato nell'organismo. E che cosa, per esempio? È possibile che qualche specie di enzima sia penetrato nel corpo attraverso quelle punture. Comunque non avremo un giudizio definitivo finché non si appurerà se si tratta di punture interne o esterne. Qualcosa è uscito o qualche organismo che produce un enzima è entrato. E non c'è nessuna traccia di fosfato di calcio in quel corpo. Allora questo enzima, o che altro sia, sembra che attacchi e distrugga il fosfato di calcio. Il maggiore componente delle ossa umane. Però ancora non sappiamo se ci sia una connessione fra le perforazioni e l'assenza di ossa. Potrebbero essere due manifestazioni di una simile sindrome. È necessario appurarlo. Ci occorrerebbe un laboratorio più completo di questo. Ci
C'è quello del dottor Phillips, ma sono convinto che non ce lo presterà. A me lo presterà. È ben equipaggiato? Non l'ho mai visto, ma credo che sia veramente completo. Che diavolo gli prende a questa luce? Abbiamo avuto dei guai col generatore da un po' di tempo. Bene, andiamo da Phillips. D'accordo. Lascio un biglietto per il sergente Harris. È meglio che sappia dove siamo andati. Phillips abita lassù? Sì, lassù. Gran Dio, sembra la casa di Dracula. Riprovi. Non credo che risponderà qualcuno. Voglio entrare in quel laboratorio comunque. Darò un'occhiata in giro. Ha una torcia? Vado a prenderla. Ho trovato un altro cadavere. Anche lui senza ossa? Dov'è il laboratorio? Non lo so, non sono mai stato qui. Venite, lo troveremo. Andiamo da questa parte. Qui dietro ce n'è un altro. C'erano tracce di lotta dove avete trovato quel Velox? Non possiamo saperlo, era in una caverna.
Dato che Phillips non ha avuto contatti con la gente di qui, possiamo escludere un contagio. Qualunque cosa sia, ora sappiamo che è uscita da qui. Il corpo di Bellows non è stato trovato molto lontano e se la cosa è partita da qui vuol dire che sta scendendo verso il villaggio. Vedendolo sembra che stesse combattendo contro qualcuno o che la morte dia dolori violenti. Sarebbe un'idea raccogliere e studiare gli appunti di Phillips. Forse sapremo cosa è successo. D'accordo. Calma, calma, vengo subito. Ah, entra. Arrivi in tempo per una tazza di tè. John. Sì? Ho trovato uno dei miei cavalli morto. Ah. Almeno penso che sia uno dei miei cavalli. Siamo tutti. È solo una massa floscia. Eh? Dove l'hai trovato? Nel recinto. Scusa, ma devo riferire subito al dottor Landers del tuo cavallo. Si trova su da Philip, secondo questo biglietto. Mentre voi cominciate, vado ad avvisare Harris che siamo tornati. Torni subito, abbiamo un mucchio di materiale da consultare. Ci piegherò un minuto. Avremo bisogno di qualcosa da mangiare e di molto caffè. È stata una giornata dura. Thank you.
Dottore, buongiorno. Buongiorno. Qualcuno di voi ha visto il sergente Harris? È venuto a cercarlo dal dottor Phillips dopo che gli ho raccontato come è morto il mio cavallo. Che cosa? Ha detto che l'avrebbe cercato in casa di Phillips. Il mio cavallo è morto e lui sembrava agitato. Com'è morto il cavallo? Se poi è il mio cavallo, è solo una poltiglia di sangue, un mucchio di carne. Nel tuo recinto? Sì. A nord dell'isola. Che cosa ha detto? Niente, niente. Scusami, Peter, ma ho molto da fare adesso. Un momento, che diavolo sta succedendo qui? Non posso spiegartelo ora. Credo stia accadendo qualcosa di brutto su quest'isola. Il dottore non è mai stato così brusco. Forse hai ragione. Vado a cercare Campbell. Lei, Campbell, è il sindaco dell'isola. Che misure intende adottare? Non vedo il motivo di innervosirsi. Io direi di fare prima il giro delle fattorie e poi andare dal dottor Landers. Un fattore ha trovato un suo cavallo morto a nord dell'isola, la stessa morte. Il sergente Harris è venuto a cercarci su da Phillips. Avremmo dovuto incontrarlo. Che avete trovato? Phillips faceva delle ricerche sul cancro. Credo volesse creare qualche forma di materia vivente per neutralizzarne le cellule. Che cosa ne pensa? Può darsi che sia riuscito a creare questa forma vivente nel suo laboratorio. Che è causa di quelle morti? Forse, ma non lo possiamo dire con certezza. Direi di dare un'occhiata a quel cavallo morto e di cercare Harris. Giusto, è meglio che anche lui sia al corrente di tutto. Buongiorno. Buongiorno, Tom. Ciao. Siete rimasti alzati tutta la notte. Infatti. Che ne direste di uno spuntino? Abbiamo appena mangiato e dobbiamo subito correre da Phillips adesso. Molto bene, andiamo. Non credo tu possa venire. E perché? Potrebbe essere pericoloso. Perché potrebbe? Ascolta, ieri siamo stati laggiù e abbiamo trovato altri 4 cadaveri. Ci siamo convinti che abbiano creato qualcosa nel laboratorio che sia la causa di queste morti. Che cosa vuol dire qualcosa? Ecco, vedi, non sappiamo ancora di che cosa si tratti. Senti, se pensi che ci sia qualcosa di terribile su quest'isola, Tony, non puoi lasciarmi sola. C'è una possibilità. Ti prego. Non lasciarmi sola. Va bene, vieni. Cos'è? Che è successo? Squadrisciava sul tetto della macchina. Cos'era? Era una cosa orribile. Che cosa sembrava? Era... non lo so, sembrava grigio. No, non lo so. Cerca di riflettere, è importante. Era una cosa che strisciava. Come strisciava? Non lo so. Andiamo a vedere. Brian, aspetti. Torni alla macchina. Che cosa pensa che sia? Non lo so, ma penso sia inutile correre rischi. Certo, sono stato stupido. Troviamo Harris e corriamo al villaggio. Potremmo aver bisogno d'aiuto. Essere qui, questa è la sua bicicletta. Harris! Sergente Harris! Harris! Vediamo nel laboratorio. Thank you.
cos'è quello? Presto, andiamo via di qui. Gli vada troppo vicino. Io per primo. Presto. No, no. Ma è l'unica possibilità che abbiamo. Avanti, dai. No, non posso. Deve farcela, Tony. Non rimarranno a lungo inattivi. Ascoltami bene. Se non passiamo subito, non avremo più alcuna possibilità. E finirai stritolata come il povero Landers. Presto! David, non ce la faccio. Andiamo! Ti senti male? No! Ce n'è un altro laggiù. In macchina, presto! Quelle cose orribili. Non pensarci. Cerca di rilassarti. Ora devi dormire. Cosa ci succederà? Niente, andrà tutto bene. Sei sicuro? Certamente. Solo che non dovevo portarti qui. Non devi prendertela per questo. Ho deciso io di venire. David. Sì? Ti dispiace davvero che io sia qui? Ora ti ho messo nei guai. No, che non mi ci hai messo. Vedrai che ce la faremo. Ce la faremo. Come sta? Sta dormendo, le ho dato un sedativo. Bene, credo che un sedativo farebbe bene a tutti. Cosa hai scoperto?
Beh, ho messo in ordine cronologico gli ultimi appunti. Sono di 2 giorni fa. Ma è quello che cos'è? Sembra un appunto personale. Riguarda un cane bombardato con un'alta dose di radiazione. E nient'altro? Beh, stavano cercando di fondere i nuclei. Ma osserva la struttura di questa proteina. Non è adenosina trifosfato. Ti eri cacciato? Devo ritirare la merce. Scusa, Danley, ma il magazzino è chiuso oggi. Hai visto? Anders. L'ho visto stamattina, erano circa le 7. È partito con 2 uomini e una splendida donna. Stranieri. Quali stranieri? Ma quelli che sono arrivati stanotte con l'elicottero. Elicottero? Dove sono? Ma alloggeranno alla locanda. Andiamo. Ehi, è la mia merce. Possiamo provare col 404. Vedi qui. Salve, siete voi gli amici del dottor Landers? Siamo dei suoi colleghi, voi chi siete? Sono Roger Campbell, il sindaco dell'isola, e questo è Argyle, che ha i magazzini del porto. Piacere, io sono il dottor West e questo è il dottor Sandwich. Piacere. E dov'è il dottore? Il dottor Landers. Purtroppo il dottor Landers è morto. Il dottor Landers è morto. Com'è successo? Sarà meglio che vi sediate. Allora? Ecco, è molto difficile da spiegare. Ma ci sono nell'isola esseri senza controllo e molto pericolosi. Sono loro che hanno ucciso Landers? Sì. E avremo bisogno di tutto il vostro aiuto se volete che l'isola sia salva. Salva? Già. Per prima cosa, abbiamo bisogno di altri 10 uomini oltre voi. Va bene. Glieli procurerò. Bene. Poi voglio che siano riuniti tutti gli abitanti dell'isola in un'ora. Questo sarà facile. Penso potremmo riunirli tutti nella sala del comune. D'accordo. Alla riunione cercheremo di essere molto più chiari. Beh, noi andiamo ad avvisare il sergente Harris. Mi dispiace, ma è troppo tardi. È morto. Pure il sergente. Sì, anche Ian Bellows. A proposito, sono stati trovati molti animali morti. Sembravano tutti senza ossa. Sì, dove è accaduto? In diversi posti, comunque nella parte nord dell'isola. E non è accaduto niente nel centro dell'isola? Soltanto a nord. Non ci rimane molto tempo, non credi? Ma quanti sono? Vi prego, vi spiegheremo tutto in riunione. Dobbiamo finire di leggere gli appunti. Vado a provvedere. Bravo. Ora controlliamo l'esperimento 1165. Sì. E se lo paragoni al 1143, puoi notare che i risultati sono negativi. Prego! Silenzio, prego! Bene. Questo è tutto per ora. Un momento d'attenzione, prego. Sono il dottor West e questo è il dottor Sandley. Abbiamo appena finito di controllare gli appunti del dottor Phillips. E devo avvertirvi che ci troviamo in una situazione molto pericolosa. Credo sia bene sappiate tutti quello che abbiamo scoperto. Per cercare di capire la natura del cancro, il dottor Phillips stava tentando di creare delle cellule viventi. Cellule che egli sperava avrebbero distrutto il cancro. Così capite, il dottor Phillips ha dato vita a un organismo di cui nessuno di noi conosce nulla. Sappiamo solamente che hanno una struttura ossea dura ed elastica. Il dottor Landers tentò di ferirne uno con l'ascia. I risultati furono sconfortanti. Non abbiamo ancora trovato il mezzo per distruggerli, ma dovremo attaccarli con tutti i mezzi a nostra disposizione. Dagli appunti del dottor Phillips e dai risultati delle nostre esperienze abbiamo calcolato che questi silicati si scindono ogni 6 ore. Ci sono circa 64 silicati nell'isola in questo momento. Saranno 128 verso le 6 di stasera. E 256 verso mezzanotte. E se la moltiplicazione continuerà fino alla fine della settimana, presto saranno 1 milione. Per favore, vi prego, prestatemi attenzione. Ora ascoltate. Se tutti gli altri tentativi falliscono, c'è solo un mezzo definitivo per fermarli: negargli il cibo. Ora è necessario che tutti quanti voi vi trasferiate qui e che il bestiame sia raccolto e portato al centro dell'isola. Mi raccomando la calma. La paura e il panico potrebbero avere un effetto peggiore dei silicati.
Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto e cooperazione. E ora tutti al lavoro. Grazie. Calma, calma, calma! Ora i seguenti uomini risponderanno al mio appello. Morton! Dudley! Ci sono fucili nell'isola? Certo. E avete dinamite? Ce ne sono delle casse nel mio magazzino. Bene, sarà bene fabbricare delle bombe incendiarie, potrebbero essere utili. Manderemo fuori degli esploratori. Qui, qui e qua. Dudley, scegli due uomini. Gli altri raccoglieranno tutto l'equipaggiamento e si incontreranno qui. Ognuno conosce il proprio compito. Williams e tu, Martindale, riunirete tutto il bestiame e lo porterete nella fattoria di Dag, quella alle porte del villaggio. Ok, tutti in azione. Ora conto su di te perché tutto sia a posto nella sala delle riunioni. Sì, certo, fidati di me. Bene, organizza affinché le provviste siano messe in modo adeguato e soprattutto non farli prendere dal panico. Sì, lo farò. David, sta attento. Farò del mio meglio. Non preoccuparti, torneremo. Che li distruggiamo o no. Secondo te quanti saranno? Circa 25, da quanto posso vedere. Ha trovato qualcosa? Credo proprio di sì. Mi ha portato il contatore Geiger? Se quegli accidenti sono radioattivi, dovremo proteggerci dalle radiazioni. Ehi, voi, dateci una mano. Falsi, tu e i tuoi uomini prendete la dinamite. Morton, occupati delle bombe. Eppure li abbiamo colpiti. Non sembra si muovano molto velocemente. Cercherò di intercettarne uno con il contatore Geiger. Sì, però non avvicinarti troppo. Sta tranquillo. Per un pelo. Ora proviamo con le bombe incendiarie. Non danno nessun segno di radioattività. Bene, questo è già qualcosa. Gli altri non si muovono da qui. Anche l'altra. Oh.
indietro! Forza, proviamo con la dinamite! Ora sistemate gli avventati. Si comincia la danza. Sembra che se la prendano troppo. Alla velocità con cui si muovono saranno al villaggio a mezzanotte. Che dobbiamo fare? Niente. Signor Campbell! Cosa c'è, Dalley? Papà Sonko, una di quelle bestiacce, è morta. Sei sicuro? Non si muove più da 20 minuti. E c'è un'altra cosa. Quel grosso danese di Philips sta lì in mezzo mangiato. Ma ha le ossa. Il cane di Philips. Ne parlavano gli appunti. Era contaminato dalle radiazioni. Dammi il contatore Geiger. Ecco la bestia. Il cane si trova laggiù. Anche questo è radioattivo. Carichiamoli su un carrello e portiamoli in laboratorio. Fate molta attenzione. David, per fortuna sei qui. Ho paura che si lasciano prendere dal panico. Non c'è motivo di preoccupazione. Sono terrorizzato. Per favore, fate attenzione. Nel vostro interesse, fate attenzione. Ho qualcosa di molto importante da comunicarvi. Penso che abbiamo trovato il modo di distruggere quei mostri. Ma avremo bisogno di aiuto e collaborazione. La corazza esterna è impenetrabile. Abbiamo tentato di tutto per forarla. Però sappiamo che le radiazioni li uccidono. Come? Il cane era contaminato dalla peggiore specie di radiazioni, quella che distrugge le ossa. Il silicato ha mangiato le ossa contaminate, ecco perché... Il problema è di introdurre quelle radiazioni nel loro sistema. Potremmo contaminare il bestiame. E che Dio, ce la metti buona. Dovete radunare tutto il bestiame. Ce la farete a tenerlo lontano dai silicati per alcune ore? Certo, lo raggrupperemo nella mia fattoria. Allora cominciate subito. Stanley e io corriamo al laboratorio di Philips. Se non faremo ritorno, dovrete spicciarvela da soli. Che sia entusiasta di tornare. Su, avanti.
Perfetto. E indossiamo questi. Ci servono i guanti. Intanto porto questo in macchina. D'accordo. Di resistere. Presto, togliamoci di qui. Cerca di resistere, Brian. Ti senti, Brian? Forse stavo meglio prima. Deve aver sofferto molto. No, non troppo. Ti farò un po' di morfina.
Prima mi operi in un modo non del tutto razionale e ora mi vuoi anche drogare. Proprio non vuoi? No, grazie. Ok, però faremo un'altra trasfusione. Ah, ancora un'altra trasfusione e diventerò un dannato irlandese. Credo che si senta proprio meglio. Tutto qui il bestiame? Tutto. Mancano solo pochi capi divorati da quelle bestiacce. Speriamo di avere radioattività a sufficienza. Allora, possiamo cominciare. Ho dovuto ridurre la dose per gli ultimi. Andrà tutto bene? Non lo so. Ora torniamo nella sala e facciamo piazzare quelle luci. Prendi. Bene. Presto, dammi la lampada. E se non funzionasse? Rimarremo qui dentro fino a che non arrivano i soccorsi. Temo si facciano prendere dal panico. Dobbiamo impedirlo a tutti i costi. Ma sono terrorizzati. E anch'io. Siamo tutti spaventati, ma se usciamo è morte certa. Quelle bestiacce saranno anche sul tetto? È possibile. Mi ascolti, cerchi di tenere calma questa gente. Conto su di lei. Farò del mio meglio. Le lampade che abbiamo piazzato bruceranno il generatore. Auguriamoci che regga. Abbiamo una riserva di torce e di candele. Preghi di non doverle usare. Comunque abbiamo cibo per una settimana. Cerchi di tranquillizzare la gente. La nostra ultima speranza è che i silicati muoiano di fame se le radiazioni non funzionano o che la mancanza di cibo interrompa le moltiplicazioni. Esce fuori a dare un'occhiata? Sì, ma prima vado a visitare Sunday. Bene, parliamo alla gente. Dobbiamo muoverci in mezzo a loro. Dobbiamo tenerli occupati. Se è necessario, fate aiutare da Dali e dagli altri. D'accordo. Ho contaminato le bestie. Purtroppo non ho potuto dare radiazioni a sufficienza. Ho dovuto diminuire la dose sugli ultimi capi. Bene, se non funziona dovremo starcene qui finché non arriva il suo elicottero, mia cara, o la nave. Quando arriveranno qui i silicati? Sono appena passate le 10. Secondo l'ultimo avvistamento, fra circa un'ora e mezza. E il tempo della scissione? Per quello ci vorrà un po'. E non è detto che ciò avvenga. Adesso riposati. Dormire è una parola. Mi farai sapere se succede qualcosa di strano, vero, David? Andresti via a nuoto se avessi visto cosa hanno fatto a morto. Alzi! Piantala. E voi ascoltate. Chi lascia questo edificio alle ore contate? Qui siamo al sicuro e abbiamo abbastanza cibo e acqua per resistere. Io ho paura, signor Campbell. Fate quello che vi diciamo e non avrete nulla da temere. Vi fidate di me? Sì. Sì. Non c'è proprio motivo di avere paura. Siamo al sicuro se non ci muoviamo da qui. Ma sarà vero? Ma certo, ho riempito questo posto di provviste a credito. Credo che per lui il peggio sia passato. Meglio così. Bene, potresti riposare un poco adesso. Oh, sapessi che sonno che ho. Allora da brava vai a dormire. Preferisco di no, non ora. David. Pensi che usciremo fuori di qui? Beh, ci stiamo provando. Abbiamo molte probabilità di riuscirci. Però non ne sei convinto, vero? Non al 100%, però voglio crederlo. Tony, tu ormai mi conosci. Sai che io non sono mai stato capace di essere serio con una donna. Almeno prima di oggi.
Ma se riusciamo... Non dire niente adesso. Non qui e non ora. Andrò in ricognizione quasi mezzanotte. David, sii prudente. Ti amo. Sono molto nervose. Già, si stanno agitando troppo. Come se l'è cavata con la gente? Vi ho convinti che tutto andrà bene. I miei ragazzi cercano di tirarli su di morale. Beh. Quanti crede che sia? È difficile dirlo. Forse saranno 100. Allora non si sono scissi. Sembrerebbe proprio di no. Bene, ci siamo. È un incubo. Fanno ribrezzo. Stanno venendo da questa parte. Non si fermano. No. Buon Dio, guardate. Si stanno scendendo. Vuol dire che l'effetto delle radiazioni sarà dimezzato. Speravo che avesse funzionato prima della scissione. Brian, si sono scissi. E cosa significherà? Significa che la potenza e l'effetto delle radiazioni saranno divise a metà. Si sono scissi prima o dopo aver mangiato il bestiame? Dopo. Beh, è già qualcosa. Non è molto, ma è qualcosa. Come va il tuo braccio? Mi sforzo a credere che migliori. Ci vorrà del tempo prima che le radiazioni agiscano. Speriamo bene. Accendete candele e lanterne! E non strillate! State calmi! Calma, ecco, calma! E come temevamo? La mancanza di luce disco me. Guai se riprende l'isterismo. Non succederà. Vieni, dobbiamo provvedere. David, perché siamo rimasti senza luce? Stai calma. Calmati o si faranno prendere tutti dal panico. Mi dispiace. Tocca a noi dare l'esempio. Chiunque si muova, sul serio, l'ammazzerò come un cane. Ora tornate ai vostri posti e state lontani dalle finestre. Guardatelo! Ad entrare. Prenditi cura di lei. David, aspetta. Prendete la porta, presto. Portate tutto quello che potete. Dobbiamo fare una barricata. Stia calma. La prego. Non ci rimane che pregare. Thank you.
Cercate di tenermi il più lontano possibile. Datemi una mano a levare questa gioia. Sembra che siano morti. Oh, David. Ah, Tonica, è tutto finito. Appena saremo a bordo, chiederemo aiuto per radio. Ne avremo bisogno per ripulire l'isola. Ci sono mucchia di morti. Via, tranquillo, Campbell. Saranno qui nel pomeriggio. Se Philip non avesse mai cominciato. Philip stava cercando di aiutare l'umanità. La scienza ha i suoi rischi. Ma i rischi non possono impedire il cammino del progresso. Sai, siamo stati fortunati che fosse un'isola. Altro posto non credo avremmo mai potuto distruggerle.